benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo quest'oggi dalla festa della Toscana con le celebrazioni per il 30 novembre. Come ogni anno ricorre l'abolizione della pena di morte da parte del Granducato della Toscana, seduta solenne del Consiglio regionale al cinema La Compagnia di Firenze, con tanti interventi, tra cui ovviamente quello del presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. Vediamo. Genio e innovazione, dai grandi del passato come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Galileo alle sfide dell'intelligenza artificiale, è stato questo il filo conduttore della Festa della Toscana 2024, una giornata di celebrazioni iniziate con la seduta solenne al Teatro della Compagnia. In sala sindaci, consigli comunali del territorio e studenti. Abbiamo scelto questo tema perché la Toscana da sempre è stato un luogo che è riuscito a cambiare il destino del mondo. Pensate a Galileo Galilei, al suo metodo scientifico, pensate alla cupola del Brunelleschi. In quel momento nessuno sapeva come poterla realizzare e l'ingegno toscano ha cambiato il modo di saper pensare, costruire un mondo migliore, un mondo diverso. Oggi siamo qui perché vogliamo, nel ricordo di quello che è stato, pensate, nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte e la Toscana fu il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Purtroppo ancora oggi la metà di quelli che si considerano paesi civili usano violenza per rispondere a un'altra violenza, perché la pena di morte è questo. La giustizia non si fa con un'altra violenza. E allora noi vogliamo continuare a dire a gran voce, fin quanto soltanto in un paese al mondo si userà la pena di morte, vogliamo dire con gran voce che noi stiamo da un'altra parte, che la Toscana è terra di diritti, che la Toscana è terra di libertà e vogliamo attualizzarla dicendo che la Toscana è terra di genio ed innovazione, perché guardate, i grandi cambiamenti del mondo devono tenere insieme la tecnologia con l'umanità, la scienza con l'etica, devono tenere insieme il progresso con i diritti. Ecco cosa ci lega tutto questo. Ad allietare l'inizio della giornata la musica della compositrice Giulia Mazzoni. Una grandissima emozione, un grandissimo onore essere qui per questa celebrazione importante. Ho cercato di portare la mia musica, i miei valori e le storie anche che si racchiudono dietro ai miei brani. La musica che ho proposto questa mattina è tratta dai miei album e sono una compositrice e pianista e cerco di portare avanti la grande tradizione musicale che abbiamo in Toscana. Pensiamo a Puccini, pensiamo a Mascagni. Io cerco di portare attraverso la mia musica un nuovo contributo moderno di innovazione e di genialità che fa parte del nostro DNA. Fra genio e innovazione, un ruolo chiave è quello che svolgono coloro che si occupano di scienza, ricerca e progresso. È il mio contributo a questo momento di celebrazione così importante per la nostra regione. Ha riguardato soprattutto il ruolo di quello che ho definito la genialità diffusa, cioè la capacità dei ricercatori e delle ricercatrici di portare un contributo al benessere della collettività. Credo che gli ultimi, in particolare gli ultimi decenni, sono stati densi di innovazioni strepitose che hanno cambiato la vita del nostro mondo e che hanno permesso anche un allungamento incredibile della vita media della popolazione. Questo frutto della scienza, del metodo scientifico, della collaborazione di tanti e della libertà anche di poter fare ricerca nel nostro paese. Quindi è importante che questa terra rimanga un punto di riferimento per il merito, per il talento, dove la scienza trovi casa e trovi condizioni ambientali per potersi sviluppare. Dopo la seduta solenne, la festa della Toscana è continuata con un corteo storico con i vessilli dei comuni nelle strade di Firenze e poi con le visite gratuite guidate nella sede del Consiglio regionale. E nei giorni scorsi il Consiglio regionale ha voluto ricordare durante la seduta in Palazzo del Pegaso la scomparsa
dell'ex presidente dell'Assemblea legislativa Alberto Monaci, deceduto nei giorni precedenti nella sua città, Siena. L'Assemblea legislativa toscana ha omaggiato la memoria dell'ex presidente del Consiglio regionale Alberto Monaci, deceduto nei giorni scorsi a Siena all'età di 83 anni. Alla celebrazione nell'aula di Palazzo del Pegaso hanno preso parte anche i familiari dell'ex deputato senese, ricordato per aver lasciato un segno indelebile nella politica toscana. È stata una persona, Alberto Monaci, che mi ha preceduto nel ruolo di presidente del Consiglio regionale. E addirittura quando lui dal 2010 al 2015 svolgeva il ruolo di presidente del consiglio regionale, io quello di presidente del consiglio comunale. Quindi tanti consigli, tante le chiacchierate, tante le riflessioni comuni su come guidare un'assemblea di consiglieri, che sia in comune, che fosse in regione. Poi dopo che lui lasciò nel 2015 fui io il presidente del consiglio regionale. E devo dire che la saggezza, l'equilibrio, la capacità di favorire sempre il dialogo sono lezioni che io ho preso da Alberto Monaci e di cui mi sento di poter testimoniare una grande capacità di espressione. Del resto ho voluto ricordare e sottolineare come guidò a tal punto l'Assemblea, i consiglieri, che in quella legislatura noi abbiamo avuto forse il momento più basso dell'immagine dei consigli regionali per quello che riguardava allora gli scontrini, i rimborsi e quindi procedimenti che coinvolsero fra Corte dei Conti e aspetti penali più di 400 consiglieri e assessori in tutta Italia, salvo che in Toscana sono state solo 4 le regioni su cui non vi sono state inchieste che hanno portato a rinvio a giudizio e a valutazione di responsabilità da parte di Corte dei Conti e dei giudici penali. Fra queste 4 vi fu la Toscana. Molto per i consigli, la capacità di dialogo, di indirizzare e di prevenire che Alberto Monaci riuscì a dare, dando quindi dignità alla Toscana attraverso la sua guida. Intanto sono proseguiti anche i lavori in aula da parte dell'Assemblea toscana con l'approvazione alla terza variazione del bilancio regionale arrivata a maggioranza. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale al termine di un lungo dibattito in aula, la terza variazione di bilancio che stanzia circa 70 milioni per la sanità del 2024. Nello specifico, l'atto prevede un incremento netto del bilancio di oltre 55 milioni di euro quest'anno, di quasi 21 milioni nel 2025 e di 8 milioni nel 2026. Gran parte delle risorse viene recuperata dal bilancio ordinario della Regione per essere reinvestita nella sanità, destinandola agli enti del Servizio Sanitario Regionale per far fronte alle necessità emergenti. Risorse che hanno una diversa fonte, una diversa origine, che per 40 milioni vengono da una revisione del gettito derivante dalla manovra relativa all'addizionale regionale IRPEF e che poi per il resto sono in parte dovute a prelievi che vengono fatti dai fondi di riserva, quindi somme che erano già state accantonate nei fondi di riserva, e in parte invece sono il frutto di una sostituzione del cofinanziamento regionale alla programmazione europea del FESR 2021-2027. Noi viviamo uno squilibrio strutturale ormai sui conti della sanità e quindi di fatto quella che era la promessa, l'impegno di una riduzione dell'IRPEF è stata totalmente disattesa, ma quello che temiamo è che sarà disattesa ancora per diversi anni. Questo perché di fatto questa regione in questi ultimi 4 anni con questa gestione sostanzialmente non è stata capace di arrivare a comprendere dove è la falla del sistema sanitario, perché non si può pensare sempre e solo ad accusare il governo centrale delle poche risorse quando di fatto noi non sappiamo come queste risorse vengono spese. Questo è il tema vero. Questo vuol dire che il deficit ormai è strutturato, il deficit ha bisogno sempre e comunque di risorse esterne e questo ci fa capire quello che ormai stiamo portando avanti da diversi anni, che quella riforma del 2015 si è dimostrata e si sta ancora oggi dimostrando un fallimento.
Italia Viva chiede con forza ancora la riduzione dell'addizionale IRPEF. Noi non abbiamo condiviso l'incremento dello scorso anno, siamo convinti che dei margini di riduzione ci possano essere, lo abbiamo chiesto al Presidente, lo abbiamo chiesto ai nostri alleati della coalizione, sappiamo stare in coalizione e come tale rispettiamo anche la volontà degli altri, ma siamo convinti che uno sforzo, una riduzione da qui a fine anno si possa fare. Dopo aver aumentato 250 milioni di tasse, perché l'aliquota IRPEF più alta che c'è in Italia, il Presidente Gianni aveva promesso che avrebbe tolto perché serviva una tantum. Dovremmo dare il premio Pinocchio al Presidente Gianni, quindi lo proponiamo come candidato al premio Pinocchio perché quelle tasse rimangono. Abbiamo portato un atto proprio per smascherare il grande bluff, gli abbiamo detto abbassateli, avete detto che erano una tantum, avete detto che servivano per coprire i buchi del bilancio soltanto per una volta perché il payback non vi era stato dato, e allora nel 25 chiediamo di diminuirle. Ci è stato bocciato. Per quanto riguarda poi gli investimenti, fin dalla terza commissione si dice che ci sono questi 70 milioni da investire, ma non si dice dove. Tanto è vero che buona parte di questi soldi vengono investiti non in sanità. Una delibera approvata il 18 di novembre dice che ci verrà pagato 1 milione di un contenzioso che la Regione ha perso. Chiudiamo parlando di arte e cultura. In Palazzo del Pegaso l'esposizione delle opere del pittore toscano Emanuele Favi. Sarà visitabile fino a sabato 7 dicembre nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso la mostra Memoria e Libertà del pittore toscano Emanuele Favi, un artista che mette al centro delle sue opere uno stile onirico e colorato, incentrato sul mondo interiore e la storia civile, che oscilla tra il figurativo e l'astratto. Molti di questi dipinti sono collegati infatti ad eventi della sua vita, da quelli relativi alla sua giovinezza durante la Seconda Guerra Mondiale a quelli del primo dopoguerra, nel quale si assiste a un cambiamento radicale della società italiana. Però Favi privilegia sempre il registro della testimonianza interiore e quindi è un tipo di pittura che si svolge sia verso i processi onirici, cioè il sogno, sia verso la memoria. È una memoria di immagini molto profonda. In alcuni dipinti è presente anche un elemento cinematografico, come nel grande quadro della sposa, nel quale si trova un ricordo di Cime tempestose, il film tratto dal romanzo della Bronte. È una selezione molto ferrea e sincera, che rappresenta l'anima dell'artista. Quadri come quello dedicato a Pasolini e la madre, che è un pezzo storico, credo. E il senso della guerra, siamo in un periodo storico anche questo molto particolare e quindi significativo. Alle mie spalle potete vedere anche un grandissimo quadro dell'ultimo periodo, che richiama un po' il periodo del XX secolo, quando dagli anni 60 agli anni 90 si viveva la Firenze con tutti gli artisti. Mi ricorda molto Giannetto Fieschi, tutto il periodo da Farulli, Ninkeri, Pini e quant'altro, che senz'altro l'artista ha vissuto in pieno. Questi dunque erano i temi principali della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, è fissato per la prossima settimana, ovviamente su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.